Il paziente al centro della cura. Questo è il titolo del convegno organizzato dall'associazione Acto Onlus e patrocinato dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia, che si è tenuto il 10 giugno presso l'AI Café del Mondadori Multicenter di Via Marghera a Milano. Davanti ad un'affollata platea, il convegno è stata un'occasione preziosa per l'associazione, le sue fondatrici, sostenitrici, pazienti e familiari per riunirsi e fare il punto sullo stato dell'arte della malattia, su come affrontarla oltre le cure, mobilitando le risorse interiori, emotive, affettive e riconquistare una buona qualità della vita, ma anche su come sostenere la persona cara che ne viene colpita, confrontandosi con altre persone che stanno vivendo la stessa esperienza. Nell'agenda del convegno, relazioni sul modello salutogenico, l'alleanza per tessere di nuovo la rete della vita con l'aiuto del medico e delle relazioni affettive, le tecniche di sostegno e di aiuto per riconquistare una buona qualità di vita e alcune testimonianze di pazienti e di familiari sono stati i temi che hanno favorito le domande ai medici, psicologi e psicoterapeuti che sono intervenuti. E l'occasione per la presidente di Acto Onlus, Maria Flavia Vilviei Bideri, di informare la platea della presentazione in Senato di una mozione sul tumore ovarico nella quale sono state recepite tutte le richieste dell'associazione. Dietro nostra sollecitazione, ripeto, stiamo veramente bussando a tutte le porte. Ieri è stata presentata al Senato una mozione sul tumore ovarico. Questa mozione è stata firmata dai senatori appartenenti a tutti gli schieramenti politici, per cui pienamente condivisa. E in questa mozione sono stati recepiti tutte le nostre richieste, insomma, quello che noi pensiamo sia importante e debba essere fatto. Cioè creare anche, istituire anche in Italia una giornata dedicata al tumore ovarico, poi promuovere un programma di prevenzione e informazione per sensibilizzare la popolazione femminile che spesso non sa di che cosa si tratta, anzi nella maggior parte dei casi, e poi creare una rete tra medici di medicina generale, ginecologi e oncologi, per ridurre proprio i tempi tra diagnosi e terapia e per giungere a delle diagnosi più corrette. Istituire, e questo è un nostro obiettivo veramente fondamentale, centri regionali di riferimento per la diagnosi e la cura del carcinoma ovarico. Ci sono alcune regioni dove non esiste veramente niente e iniziano questi viaggi verso il nord di famiglie che si devono spostare con tutti i disagi relativi. Noi pensiamo che questa cosa è insostenibile. E ci piacerebbe sognare appunto sul fatto che ogni regione, una macroregione italiana, abbia il suo centro di alta specialità. E poi l'ultimo punto è appunto facilitare l'accesso a terapie anche innovative per le pazienti che certe volte hanno difficoltà anche a sapere che cosa sta succedendo.